Mario, e in America Latina cosa succede? In Sud America? Non sono per la maggior parte di sinistra o di centro-sinistra in questo momento. Si può dialogare? Sì, sì. Il problema, questo non è un privilegio dell'America Latina, credo che è del mondo, che a schierda in grande parte aderiva al discorso da direita. Il problema che non è solo dell'America Latina, ma è di gran parte del mondo, è che la sinistra ha aderito al discorso della destra. Isso que foi dito aqui, a própria esquerda começa a usar o discurso de competição, de concorrência. De competição, concorrência. Sim, como é stato detto qui, la sinistra usa questa terminologia della competizione, della concorrenza. Mesmo, apesar disso, a esquerda ainda é melhor que a direita. Nonostante questo, la sinistra è meglio. Vou falar um pouquinho mais da América Latina, que conheço um pouco melhor. Parlerò um pouquinho più dell'America Latina, che conosco meglio. Creio que a experiência mais viva, mais concreta, de integração entre as instituições, os governos e o povo, hoje está na Venezuela. Credo che il miglior esempio di integrazione tra istituzioni, governo e popolo, oggi sia in Venezuela. Falando di esperienza nuova, Cuba è una esperienza interessante, ma esperienza nuova è a Venezuela. Parlando di un'esperienza nuova, Cuba è un'esperienza interessante, ma il Venezuela è un'esperienza nuova. È un processo onde de fatto a organizzazione popolare deu sustentação a un governo che vem di una origine militare. È un esempio in cui un'organizzazione popolare sostiene un governo che viene da un'origine militare. È un fenomeno molto curioso, ma è quello che sta accadendo. È un fenomeno curioso, ma è quel che sta succedendo. Chi assicurò il presidente Chávez nel governo fu il popolo na rua. Chi è riuscito a mantenere il presidente Chávez al governo è stato il popolo che è sceso per la strada. Nesse processo tem un fenomeno interessante che è o esercito, a divisão do exército venezuelano. In questo processo c'è un fenomeno interessante che è l'esercito, la divisione dell'esercito venezuelano. O exército latino-americano foi formato pela Escola das Américas. A Escola das Américas è a Escola do Pentágono de formação dos militares. Gli eserciti latino-americani sono stati formati dalla Scuola delle Americhe, che è una cosa del Pentagono. Então, um país que teve seu exército formado pelos Estados Unidos agora se volta contra os Estados Unidos. Um país que ha avuto il proprio esercito formato dagli Stati Uniti si rivolta contro gli Stati Uniti. Um país que até 1970 era o paraíso da política norte-americana na América Latina. Un paese che fino al 1970 era il paradiso della politica degli Stati Uniti in America Latina. E oggi è il principale problema degli Stati Uniti in America Latina. E ora è il principale problema degli Stati Uniti in America Latina. Isso è una prova reale e concreta che as coisas mudam, as coisas non ficam come stanno. Stiamo in costante evoluzione, in costante mudanza. E questa è la dimostrazione concreta che le cose sono in continua evoluzione e cambiamento. Bolivia elegeu un indigena, camponese, indigena, presidente. La Bolivia ha eletto un contadino, un indigeno presidente. Evo Morales vem de uma organização cocaleira, popular. Evo Morales viene da un'organizzazione di coltivatori di coca, un'organizzazione popolare. E Evo Morales foi eleito num contesto diferente do que Lula no Brasil. Ed è stato eletto in un contesto molto differente da quello in cui è stato eletto Lula in Brasile. Evo ganhou as eleições no momento de ascensão, de subida do movimento de massas. Lui ha vinto le elezioni in un movimento di grande ascesa della mobilitazione di massa, dei movimenti di massa. Ainda è cedo para nós falar com certeza dos desdobramentos, mas é um governo que inspira confiança pela mobilização popular que tem na Bolívia.
È ancora presto per dire che cosa farà, come si svilupperà questo governo, però è un governo che ispira fiducia, nel quale abbiamo speranza, proprio per il modo in cui Evo Morales è arrivato al potere. Forte. Minha opinião muito pessoal que o governo da do Chile de esquerda só tem um nome, de socialista só tem um nome. Invece la mia opinione personale è che il governo del Cile di socialista abbia solo il nome. Penso che o Kirchner, Nestor Kirchner d'Argentina è mais a esquerda do que do Chile. Penso che Kirchner, il presidente dell'Argentina, sia più di sinistra rispetto alla nuova presidente del Cile. Vou ter que falar um pouquinho do Brasil também. Ma parliamo un po' di Brasile. O governo Lula foi eleito num período de paralisação, de estagnação da mobilização social. Il governo Lula è stato eletto in un momento di paralizzazione, di stagnazione della mobilitazione sociale. Ganhou as eleições mais pelo fracasso das políticas neoliberais no Brasil do que pelos méritos da esquerda. Ha vinto le elezioni più per il fallimento delle politiche neoliberiste in Brasile che non per merito della sinistra. FHC fez um péssimo governo. Fernando Henrique Cardoso ha fatto un governo pessimo. Nosso sistema de governo é presidencialista. Il nostro è un governo presidencialista. Lula non tem a maioria no Congresso. Lula non ha la maggioranza nel Congresso. O pecado que Lula cometeu foi de buscar a força no Congresso, na política tradicional. Il peccato che Lula ha commesso è di cercare la forza nel Congresso con una politica tradizionale. Lula, ao invés de se aproximar do povo, chamar para mobilização popular. Lula invece di avvicinarsi al popolo, di chiamarlo alla mobilitazione. E iniziare un processo profondo di mudanças. E cominciare un processo profondo di cambiamento. Apostou na compra dos deputados para ter a maioria. Ha puntato sull'acquisto dei deputati per avere la maggioranza. Hoje a direita denuncia que a direita que se vendeu denuncia, ela mesma denuncia que ela se vendeu, denuncia sua corrupção. Oggi la destra che si è venduta denuncia se stessa, denuncia la propria corruzione. Então ela acusa o Lula que Lula comprou ela própria. E accusa Lula di averla comprata. E con isso tenta criar un desgaste do governo pensando nas próximas eleições. E con questo tenta di attaccare il governo pensando alle prossime elezioni. Penso che sia possibile il dialogo con istituzioni. Penso che sia possibile il dialogo con le istituzioni. Ma ele deve essere in un livello se colocando in igualdade de condições. Ma deve essere a un livello di parità. Non devemos pedir favores a governo e a instituição nenhuma. Non dobbiamo chiedere favori al governo e alle istituzioni. Penso che è preciso ter uma organização e uma mobilização popular suficiente para fazer com que os governos de fato cumpram aquilo que acordamos. Credo che bisogna avere un'organizzazione, una mobilitazione popolare tali che il governo compia quello che ha promesso, sul quale si è accordato con i movimenti. Nossa relação com o governo Lula, nas audiências que vamos, Lula coloca o boné do MST, mas depois non faz reforma agraria. Ogni volta che andiamo a parlare con Lula, lui si mette in testa il cappellino dell'MST, ma poi non fa la riforma agraria. Essa é uma relação desigual, é uma relação desrespeitosa. É uma relação desigual, não respeitosa. E esse é um problema do movimento social no Brasil. E questo é um problema do movimento social em Brasília. Como conseguir de fato o respeito das autoridades? Como obter realmente o respeito das autoridades? A nível geral, penso ser importante trabalharmos numa perspectiva de criarmos outras organizações em substituição à ONU.
In prospettiva credo che dovremo lavorare per creare un'altra organizzazione che sostituisca l'ONU. Una specie di Assemblea Mondiale dei Popoli. Una specie di Assemblea Mondiale dei Popoli. Perché la ONU non ha credibilità, non ha autorità su paese nessuno. Ela è un appendice della volontà politica e militare degli Stati Uniti. Perché l'ONU non ha autorità sui paesi, è un appendice del governo degli Stati Uniti. Non esiste democrazia dentro da ONU. Non c'è democrazia all'interno dell'ONU. La invasione di Iraq teve il repudio da ONU, gli Stati Uniti invadirono e la ONU nada pôde fare. L'invasione dell'Iraq non è stata approvata dall'ONU, tuttavia gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq ugualmente e l'ONU non ha potuto fare niente. La prospettiva di lungo prazo, queste sono questioni che non si costruiscono da una ora per l'altra, ma penso che è preciso pensare una forma di fatto i popoli del mondo poter avere un'assemblea dove discutono e decidono sulle questioni strategiche. Credo che sia una prospettiva di lungo periodo, non una cosa che si può fare da un momento all'altro, ma nella prospettiva di lungo periodo i popoli devono avere un'assemblea dove discutono e decidono che cosa fare. Se fossimo a guardare per la volontà dei popoli, tanto del sud quanto del nord, certamente la maggior parte delle armi già sarebbero distrutte, le bombe atomiche non esisterebbero più. Se decidessero i popoli, la maggior parte delle armi sarebbero distrutte, le bombe atomiche non esisterebbero più. La ONU mai va a decidere questo. L'ONU non deciderà mai questo. E assim outros organismos que estão desgastados e enfraquecidos porque não olham diretamente para as vontades dos povos, dos países. E così altri organismi che sono ormai molto deboli perché non guardano alla volontà dei popoli, dei loro paesi. Creio que a tarefa fundamental nesse momento é ampliar o diálogo entre os povos, entre as organizações sociais dos povos. Credo che il compito fondamentale oggi sia ampliare il dialogo tra i popoli, tra le organizzazioni sociali dei popoli. Le organizzazioni rispettando il più ampio leque di diversità. Rispettando il più ampio ventaglio di diversità. E procurando costruire sempre unità entre queste organizzazioni. E cercando sempre di costruire unità tra queste diverse organizzazioni. Una delle caratteristiche della rete, no? Di fare delle analisi a volte appunto anche dure, difficili sulla realtà che ci sta di fronte, sulla realtà in cui ci si muove, però l'altra caratteristica che è, credo, come dire, fondante della rete è quella di guardare comunque con speranza al mondo, alle cose, al futuro. Allora, venendo verso Rimini oggi, pensavo, attraversando la pianura, qualche decennio fa, un piccolo grande maestro, io considero un piccolo grande maestro, Mario Lodi, scrisse un bellissimo libro che si chiamava C'è speranza se questo accade al Vo. Il Vo è un piccolo paese in mezzo alla pianura padana, sperduto vicino al Po. E lui stava costruendo una scuola con i suoi ragazzi, una scuola che in qualche modo apriva questo mondo così apparentemente isolato a tutto al mondo esterno e dava probabilmente un futuro anche a quei ragazzi. Ecco, allora pensavo, è la domanda con cui vorrei chiudere, diciamo, questo giro, questa tavola rotonda. Ecco, dove possiamo guardare oggi in Europa e in America Latina, nel sud del mondo, dove possiamo guardare per vedere, ecco, dove accade oggi la speranza? Ma non so, è una domanda un po' difficile per me. Perché io penso che la speranza intanto sta nei nostri cuori, e cioè bisogna anche avere molta fiducia, molta voglia, molta volontà di modificare, ecco. E poi però essere realistici e guardare. Allora abbiamo sentito, personalmente penso che l'America Latina sia un punto, diciamo, che sta facendo il suo più del dovuto, cioè sta mettendocela, ecco, ci sono delle cose molto forti. E non voglio tornare sul Brasile, abbiamo sentito, ma voglio invece fare un commento su Evo Morales, che è sulla, è sulla, è sulla, è sul,
sulla Bolivia più in generale. Cioè, francamente io ho trovato questo personaggio straordinario, ma non tanto perché è un indios, perché cioè, io poi sono anche abituata a non vedere neanche tanto le facce. Io non riesco tanto a ricordare quando ho parlato con una persona se è bianca, nera, diciamo, non ce l'ho questa sensibilità. Quello che io ho trovato straordinario di Evo Morales è quello che lui ha detto a proposito della coca. Lui ha vinto perché è produttore di coca. Allora, se pensate tutta la storia della cocaina, la tragedia dei nostri giovani e tutte le storie che sappiamo, tutta la politica degli Stati Uniti sulla Colombia, arriva questo e ti dice: la coca non è un problema, il problema è quando diventa droga, ma non è la coca. La coca da... E lo dice e nessuno può reagire, nessuno ha detto è sbagliato, neanche a livello internazionale. Voglio dire, persino il segretario di Stato è andato all'inaugurazione della Bachelet e si è trovato con Evo Morales, non credo che sia andata all'inaugurazione. Ecco, allora mi sembra che questi sono, se volete, delle piccole notazioni, ma delle piccoli segnali che quando tu afferri un punto gli altri poi seguono. Cioè non c'è bisogno di fare tutto. Muovere un 2% significa avere mosso il 100%, se hai un punto forte però. Ecco, quindi di segnali di speranza ce ne sono molti. Certo, noi qui in Europa non è che siamo poi tanto contenti, sia per l'Europa stessa, almeno non so se poi sentiremo magari voi, perché non mi sembra che vada come dovrebbe andare, a una subordinazione verso gli Stati Uniti che appena la tocchi ci dicono che ci ha salvato. Ci ha salvato un cavolo, e i 20 milioni di morti dell'Unione Sovietica dove stanno? Non ho capito. E voglio dire, d'accordo, va bene, ma insomma, io vorrei però che l'Europa adesso riuscisse a liberare l'America del Nord così come loro hanno aiutato noi a liberarci del fascismo allora, noi oggi dovremmo aiutare loro a liberarsi dei neocon, perché questa è una grande tragedia. Non è più la destra, quindi io penso che ci dovremmo riflettere seriamente. Non vanno così le cose per adesso, non va assolutamente così. Appena tocchi gli Stati Uniti sei, mi sembra, no, le mamme di un tempo, i figli, la riconoscenza, ma la riconoscenza di che cosa? È stato importante, ma insomma ci abbiamo messo. Quindi mi sembra, allora, questo è il quadro di insieme. Poi invece, venendo a noi e anche alle singole, io torno alla questione del locale, non tanto più i beni comuni, ma proprio la questione del locale, cioè le comunità locali, l'agricoltura stessa, la questione della terra, la questione delle risorse, dell'acqua, cioè la ricchezza locale, che noi, perché tanto si vive in una zona, non si vive, poi si vive, allora soltanto se ce ne appropriamo e la possiamo gestire, possiamo anche dire che abbiamo... ci riappropriamo anche del mondo, perché poi noi sulle Nazioni Unite che possiamo fare? Sul mondo, è lontano, è grande il mondo. Ecco, mi sembra allora che ridiscutere di che cos'è il locale, perché insomma in Europa, almeno in Italia, la cultura tradizionale della sinistra, tutta, diciamo, la socialdemocrazia, in fondo dalla rivoluzione francese in avanti il progresso è stato considerato la città, l'urbanesimo, liberarsi dei retaggi del passato, cioè i contadini erano dei poveracci. La forza lavoro in agricoltura deve essere il 2%, come negli Stati Uniti, da noi ancora il 4%, ma ecco, allora mi sembra che ridiscuterne, rimettere riportare queste questioni nell'agenda siano di una grandissima importanza, perché nessuno di noi vuole tornare all'età della pietra, ma neanche vogliamo essere stritolati dal capitale così in cerca del suo profitto che ci distrugge, come sta succedendo, come è successo negli ultimi 15 anni. Quindi mi sembra che per un verso dobbiamo guardare al mondo. Dicevo, l'Europa, ho dimenticato di dire, però lo dico subito perché mi sta proprio qua. Noi qui in Europa abbiamo due cose che veramente, almeno a me, non mi fanno dormire tanto bene. Una è appunto questo ruolo subordinato dell'Europa verso gli Stati Uniti. Io non disconosco il valore degli Stati Uniti, non di questo governo, ma di quel paese, ma certo non questo. L'altro è il Medio Oriente, non è possibile che noi si continui a vedere non solo la Palestina, ma adesso anche, diciamo, oltre la Palestina, Babilonia e tutto il resto. Ecco, queste sono questioni che certo ci pesano parecchio, ma forse, voglio dire, bisogna avere coraggio e cercare...
bisogna superarle presto, perché sono delle robe, non lo so, mi sembra che questa cosa della Palestina specialmente sia proprio una roba infinita. Io da quando sono cresciuta, che ne parliamo, non riesco a vedere ancora una soluzione. Ma insomma, questi sono i punti negativi. I punti di speranza sono la nostra volontà e la nostra capacità di stare insieme e di portare la nostra piccola goccia, la strategia della lumaca. Mia parola con certezza è di speranza. Le mie parole sono certamente di speranza. Io acredito che as condições que nós estamos hoje, do ponto de vista das perspectivas, de uma esperança de futuro, são melhores do que era 10, 15 anos atrás. Io penso che le condizioni in cui viviamo oggi, le prospettive, le speranze di futuro siano migliori di quelle che vivevamo 10 o 15 anni fa. 10 anos atrás, se alguém falasse que o mercado não ia resolver os problemas do mundo, era taxado de esquerda doente, atrasada, inconsequente. 10 anni fa, se qualcuno diceva che il mercato non avrebbe risolto i problemi del mondo, era subito tacciato come persona di sinistra, ma di una vecchissima sinistra, arretrata, insomma, mezzo matto. No Brasil nos tachavam de dinossauros. In Brasile si parlava di dinosauri. Oggi todo mundo reconhece che il neoliberalismo non risolveu nada. Oggi tutti riconoscono che il neoliberismo non ha risolto niente. È verdade che nós vivemos num período onde ainda a mobilização popular è fraca. È vero che viviamo ancora in un periodo in cui la mobilitazione popolare è debole. Ma come camponês, devo dizer che este è o momento do plantio e non da colheita. Ma come contadino devo dire che questo è il momento in cui si pianta, non è ancora il momento della raccolta. Chi planta, coglie. Chi pianta, poi raccoglie. A spese la tarefa di plantare è mais difficile, è mais sofrida, ma a certezza della colheita non accompagna. A volte l'azione di piantare è più difficile, richiede più sofferenza, ma poi c'è la certezza che raccoglieremo. O mundo neoliberal globalizado só quer colher, só quer coisas para montar. O mundo neoliberista globalizado vuole solo raccogliere, vuole solo cose già pronte. Nós, lutadores sociais, temos que plantar, temos que semear, temos que difundir as ideias e as bases do mundo novo que queremos. Noi lottatori sociali, lottatori del popolo, invece vogliamo piantare, seminare, diffondere le cose che poi dobbiamo raccogliere. E essa è una tarefa per tutti, per velhos, per jovens, per crianças. E questo è un compito per tutti, per i vecchi, per i giovani, per i bambini. Non è preciso stare in un partito politico, in una organizzazione politica per fare questo. Non c'è bisogno di stare in un partito o in un'organizzazione politica per fare questo. Podemos fazer isso no nosso local de trabalho, no nosso local de rezar, de morar, de viver, no nosso local do lazer, in qualquer lugar. Possiamo fare questo in qualsiasi luogo, nel luogo in cui lavoriamo, in cui viviamo, in cui preghiamo, in cui ci divertiamo, in qualsiasi luogo. O importante che sempre estejamos com a semente na mão e uma boa semente. L'importante è che portiamo sempre nella mano i semi, e buoni semi. E essa semente tem que estar dentro do nosso coração. E questi semi devono stare dentro il nostro cuore. Dentro de nossas mentes. Nella nostra testa. Em nossas mãos para a ação. E nelle nostre mani per l'azione. Non possiamo só ficar na pregação. Non possiamo soltanto predicare. Precisamos agir. Dobbiamo agire. O agir pode ser com pequenas coisas simples, mas precisamos agir. L'agire può essere fatto di piccole cose semplici, ma dobbiamo agire. O mundo, as pessoas, os povos vão olhar e vão ver que é possível ser feliz, é possível
fazer as coisas diferentes e ser feliz. E il mondo, le persone, i popoli devono vedere che è possibile fare queste cose ed essere felici, fare cose differenti ed essere felici. Somos mais felizes do que os maiores milionários. Siamo più felici di chi ha un sacco di soldi. Porque temos a felicidade dentro do nosso coração e não no dinheiro. Perché la felicità è all'interno del nostro cuore e non sta nel denaro. Nossa felicidade está na relação com as pessoas e não com a relação com as mercadorias. La nostra felicità è nella relazione con le persone e non nella relazione con le merci. Se soubermos ensinar isso e mostrar isso aonde vivemos, certamente transformaremos o mundo. Se sapremo mostrare, insegnare questo nel luogo in cui viviamo, certamente trasformeremo il mondo. Começamos na nossa casa, ma non se esqueçamos que temos que mudar o mundo. Cominciamo da casa nostra, ma non dimentichiamoci che dobbiamo trasformare il mondo. Mais do que nunca o futuro nos pertence. Mai che più che in qualsiasi altro momento il futuro ci appartiene. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un seminario sulla decrescita. Ne abbiamo discusso anche attraverso l'intervento di Latouche. Latouche è andato anche in Centro Africa, in questo bellissimo convegno della Repubblica Centrafricana organizzato dalla Rete di Savona, che per noi della Rete è veramente un fiore all'occhiello e rappresenta un'esperienza nuova, perché vuol dire fare convegno là dove c'è il problema, quindi un po' quello che dicevi tu del locale, cioè non far venire loro da noi, ma andare noi là ad ascoltare loro ed essere paritari insieme per creare nuove esperienze, per cambiare, anche con difficoltà, perché il giudice africano che sarà con noi domani ha rischiato di essere ucciso, è riuscito a venire in Italia, noi temevamo che non ce la facesse, invece già qui è stato a Savona e domani lo conosceremo, ed è un testimone importante di questa esperienza centrafricana. Quindi io la domanda che vorrei fare, appunto, è legata a questo problema un po' economico-politico, cioè il progresso, lo sviluppo, no? Che era uno dei miti del Novecento, anche della sinistra tradizionale, lo è ancora purtroppo, è andato man mano in crisi. Sta nascendo questo nuovo movimento, no? Questa nuova teoria economica della decrescita. Che possibilità ha per il nord e il sud del mondo queste nuove idee, questi nuovi stili di vita, questa che ci tocca direttamente per diventare più sobri, forse meno ricchi, forse diversi? Ma non so, io personalmente ritengo che l'elaborazione di Latouche sulla decrescita sia molto più importante per il nord che per il sud. Ecco. Perché non tanto per la motivazione che anche viene portata avanti, che il sud dice ma perché voi avete la macchina, non so, la Cina, no? Cioè, voi avete due macchine quasi a te, insomma, una macchina ogni una persona punto 8, e perché la Cina non deve. La risposta è perché il mondo implode. Cioè, sicuramente questo è vero, ci vorrebbero 5 continenti perché tutti noi avessimo, tutto il mondo avesse il nostro livello di vita. Ecco, quindi evidentemente c'è un problema di decrescita, nel senso di trasformazione qualitativa della nostra crescita. Però credo che questo riguardi proprio noi del nord, perché il sud non è così, tranne la borghesia, fasce ristrette. Tu prima parlavi, c'è un nord nel sud, un sud nel nord, e non c'è dubbio che c'è un 10-15% di popolazione, a seconda dei paesi, nel sud del mondo che vivono come viviamo noi. Però non è che il problema della decrescita riguardi loro. Personalmente ritengo quindi che questa elaborazione di Latouche sia utile per riflettere
sui falsi miti, su appunto sulle ideologie, cioè sul fatto che, sul, se volete, diciamo le cose col loro nome, sul colonialismo, perché di questo si è trattato. Abbiamo considerato le persone del sud del mondo come non persone, ma a cominciare dalla schiavitù. Oggi non abbiamo parlato del debito ecologico, ma insomma noi abbiamo un debito nei confronti del sud che credo che noi, a me piacerebbe molto arrivare ad andare a Bruxelles e dirgli ragioniamo su questo, perché nei confronti del sud del mondo noi dobbiamo risarcirli, molte cose non si pagano, però insomma ecco, bisogna il debito loro, qua stanno tutti a chiacchierà, l'1% lo riduce a più poveri, ma che riduci? Non ce n'è debito, ce l'abbiamo noi un debito ecologico nei loro confronti. Quindi io la decrescita penso che ci serve non a bloccare lo sviluppo, ma a trasformarlo, e penso che la proposta di Latouche sia radicale proprio perché per fare breccia deve essere radicale, però non deve neanche essere misunderstood, cioè non capita, perché se pensiamo alla crescita, al fatto che insomma non c'è più crescita, non ci sta più nessuno, non è mobilità, tutti vogliamo avere dei figli e continuare, vogliamo vivere in modo diverso, e quindi il suo lavoro è utile, ma mi sembra più al nord che al sud. Penso che in termini generali il problema centrale sta nella concentrazione delle ricchezze, dei beni prodotti. Então, tem, mesmo nos paesi do nord, há uma concentração maior de bens e de riquezas. Então, a primeira necessidade é distribuir esses bens. Credo que o problema sia quello della concentrazione della ricchezza. Nei paesi del nord c'è una concentrazione maggiore delle ricchezze. Il problema è prima di tutto distribuire queste ricchezze. No sul. Esse é o problema central. Tem poucos que têm muito e muitos que não têm nada. Nel sud, questo è un problema centrale. Ci sono pochi che hanno molto e molti che non hanno niente. Temos uma certeza que os padrões de consumismo dos países ricos não são possíveis serem adotados em todo o mundo. Siamo convinti che i livelli di consumo dei paesi ricchi non sarebbero estendibili a tutto il mondo. Tenho melhores parâmetros da nossa relação do consumismo com os Estados Unidos. Então, nós é impossível, é inconcebível pensar o Brasil com 170 milhões de habitantes com o índice de consumo dos cidadãos norte-americanos. Noi abbiamo il confronto con gli Stati Uniti, non è proprio concepibile pensare che i 170 milioni di abitanti del Brasile possano avere lo stesso indice di consumo degli abitanti degli Stati Uniti. Porém acredito che sia possibile creare condizioni di un benestar per tutta la popolazione con le ricchezze che ainda abbiamo. Ma credo che sia possibile creare condizioni di benessere per tutta la popolazione con la ricchezza che abbiamo. Temos ainda muita riqueza, muitos recursos naturais e temos um povo capaz de construir em outros parâmetros um mundo, um futuro bem melhor para si. Abbiamo molte ricchezze naturali e un popolo in grado di lavorare e di costruire un futuro migliore per tutti. Mi chiamo Sergio, sono di Genova. Ci sono diverse questioni che ci attraversano. Io parlo un po' forse come società italiana di gruppi, diciamo, che sono legati di contestazione verso i modelli di sviluppo. Mi sembra che ci siano alcuni punti di cui bisognerebbe un po' discutere. Cioè, mi sembra che ci sia molta divisione tra i gruppi che si occupano di queste cose, cioè ognuno tende a fare il suo banchetto, ognuno tende a scrivere i suoi libri, ognuno tende a occuparsi delle sue cose. Ecco. Bisogna, io credo, anche ripensare un po' un modello di comunità, cioè nel senso che se si vuole fare qualcosa
bisogna, diciamo, maturare una coscienza collettiva, anche di lotta, no? C'è il rischio che ognuno porti avanti delle sue piccole battaglie, però che poi non incidano sul... In questo senso penso che sarebbe positivo riuscire a creare dei movimenti perché si cerchi di cambiare delle leggi, perché questo mi sembra, quando si parlava di via che arriva dal basso, credo che bisogna riuscire, non so, mi sembra che forse in questo momento in Italia, ad esempio, mi sembrano particolarmente recettive verso i movimenti, ad esempio le province, certi comuni, non altrettanto probabilmente le forze politiche, ecco, non so. E poi c'è un punto che secondo me è molto importante, almeno a mio parere, e riguarda il fatto che queste lotte devono diventare delle lotte anche della gente comune. Cioè ho l'impressione che più o meno questi discorsi si mantengano un po' tra addetti ai lavori. Cioè bisognerebbe riuscire a parlare di queste cose ai nostri vicini del caseggiato, perché secondo me ad esempio con Genova si è persa una grossa occasione nel 2001, cioè quello che è successo a Genova, e parlo dei movimenti che hanno combinato a Genova, anche ci sono stati gruppi che hanno fatto delle violenze, no? Tralasciando le violenze fatte dai poliziotti, che questo sono cose vere e sacrosante, non sto dicendo, però ad esempio ho sentito pochissime voci che condannavano chi sfasciava le vetrine, chi tirava le pietre alla polizia, eccetera. Allora dico, quella forse era un'occasione per poter cercare di porsi in un atteggiamento educativo verso delle fasce di popolazione che non hanno capito, che non hanno possibilità forse di comprarsi dei libri, di leggere come noi, di fare dei convegni come noi, perché forse noi apparteniamo a una classe più intellettivamente più elevata rispetto al resto della popolazione, perché forse abbiamo anche dei soldi in più rispetto a tanti della popolazione. Non mi domando, un operaio come fa a conoscere queste cose di cui noi parliamo, no? Forse ce lo dobbiamo domandare, ecco, questo. E bisogna riuscire a disintellettualizzarsi, mi sembra. Non so, mi sembra che abbiamo questo peccato di fare convegni, di fare le conferenze, poi forse anche, mi scuso, parlo per me, di non meditarci sopra quello che abbiamo detto, cioè di non farlo sedimentare, perché è inutile che parliamo e poi a un certo punto non diventino anche un po' di maturazione, diciamo, viva queste cose. Non voglio, cioè, sono così. Sono Franca, della rete di Spresiano. Mi sembra che il problema di fondo sia il deficit di rappresentatività, un deficit di rappresentatività da parte di chi è chiamato a rappresentarci, ed in particolare questo pone il problema del vero significato della parola democrazia, di cui ci riempiamo sempre la bocca quando per esempio parliamo di altri popoli, tipo adesso quello che è il conflitto di moda, no? I paesi islamici che mancherebbero di democrazia. Allora occorre porre con molta forza il problema della democrazia e chiederci se esista effettivamente oggi una condizione di democrazia quando siamo espropriati dalla possibilità di controllare l'informazione. Allora, sulla base di che cosa prendiamo delle decisioni quando in realtà tutti gli elementi sui quali dovremmo decidere sono manipolati e non sono in nostra mano? Questo è un problema culturale che va portato alla ribalta e va esaminato molto a fondo, che mi sembra un po', mi ricorda molto il tipo di dibattiti che si tenevano prima della Rivoluzione francese, cioè dobbiamo ancora ricostituire una nuova politica basata su altre basi. Mi chiamo Dino Verderio, sono amico della rete di Milano. E il tema quest'anno tra sud e nord è qualcosa che storicamente c'è sempre stato. I romani andavano a occupare altre terre per che cosa? Occupare altri popoli, conquistare altri popoli per le terre. E tra sud e nord c'è la terra. E forse parliamo sì della terra, parliamo delle riforme agrarie, però
non precisiamo fino in fondo che è un tema prioritario per tutti i popoli. Giustamente Mario diceva che quando ci sarà un nono dei popoli, allora sarà possibile discutere un po' più creativamente, ma anche concretamente dalle scelte che dovremmo poi sobbarcarci come persone. Però fin quando non individuiamo precisamente, per esempio io non sono molto d'accordo che si fa tanto un discorso sull'acqua come diritto, perché l'acqua è nella terra. Allora un problema è che c'è un diritto di fare delle leggi sulla terra in quanto proprietà comune come era anticamente, e non è un tornare indietro. E allora nella terra c'è qualcosa che è sopra, è quello che Mario diceva, seminiamo per raccogliere. E ce n'è abbastanza per tutti, mentre noi lo buttiamo, perché quando c'è per mantenere i prezzi noi buttiamo. Oppure in Brasile fanno deforestazione, vendono il legname, poi seminano la soia per darle agli animali europei. E la soia chi la mangia? Non la mangia quasi nessuno. Mangiamo altre cose. Allora il problema è individuare la terra per quello che ci sta sopra, che possiamo seminare, e quello che sta sotto. E sotto ci sta l'acqua. Ma non possiamo parlare di dividere l'acqua dalla terra. E poi ci sta il petrolio, che giustamente, come diceva ancora Mario, è un altro bene comune che dobbiamo salvaguardare. Allora dobbiamo un po' capovolgere, almeno dal mio punto di vista, il tema, individuare qual è veramente il centro del problema, ed è la terra. Quindi i popoli devono diventare proprietari della terra, perché solo in questo modo noi possiamo salvaguardare tutto quello che la terra ci dà nel sottosuolo e sopra. Allora io penso, e questa un po' anche la domanda, mi sembra che anche in tutti i convegni e discorsi, giustamente come diceva qualcuno prima, c'è un po' un dividere una cosa dall'altra, e quasi a vedere se uno è più bravo a spiegare come c'è il diritto dell'acqua piuttosto che il diritto di un'altra cosa. Allora è vero, io mi ricordo 2 anni fa, su un intervento fatto dal rappresentante del Brasile su Fame Zero, ho fatto l'intervento ancora sulla riforma agraria e avevo detto che il Brasile di Lula si troverà un problema di fronte molto grosso, perché bisogna avere il coraggio di affrontarlo, ed è la riforma agraria. E infatti si inceppa, Mario mi potrà dire se non è inceppato proprio su questo. Non ha avuto abbastanza coraggio nell'affrontare il problema della terra. E quindi se non si affronta questo, si continua a morire di fame, a morire di sete. Il problema è che ha avuto il Nicaragua, dove opero io, che c'è in Ecuador, che c'è nel continente Africa. E allora termino qui, perché sennò si potrebbe farla lunga, ma mi sembra che bisogna individuare i problemi e su lì poi essere capaci anche di essere propositivi. Quindi le nuove leggi, le nuove riforme, ma su che cosa? Sulla terra, e riuscire a creare il movimento che sostiene questo tipo di proposte. Primo intervento, secondo intervento, e in più l'intervento della signora Giovanna, che parlava di democrazia, di forma dei comitati e così via. Toni di Vicenza. Ecco, mi è venuto questa, ecco, io credo che noi dobbiamo preoccuparci degli obiettivi della democrazia. Perché? Perché democrazia è anche privatizzare. Privatizzare vuol dire dare facoltà ai cittadini, privatizzandosi, di esercitare loro la democrazia come i comitati. E democrazia è anche i comitati per la caccia. Democrazia è anche comitati per la difesa armata personale, avvicinare la democrazia al cittadino. Democrazia è quello che vuole la Lega. No, e allora noi dobbiamo preoccuparci di globalizzare la democrazia, ma per determinati obiettivi e per determinati fini, altrimenti noi creiamo il nord e il sud attraverso forme democratiche. Allora io do la parola prima a Giovanna Ricoveri e poi a Mario Lil per le conclusioni. Pochissimi commenti, perché sono osservazioni tutte molto interessanti, non sono domande in realtà, sono contributi, diciamo, di quello di cui stiamo parlando, no? Allora, comunque alcune osservazioni. Il primo intervento diceva, se non ho capito male, ci sono troppi ciascuno tiene il suo banchetto e propaganda la sua merce, e poi siamo divisi, ha ragione. Però succederà sempre che poi ci sono gli individualisti, quelli che vogliono far carriera, quindi non ci si deve spaventare se uno mette il banchetto.
in questi paesi, specialmente del nord, dove ci sono tanti, dove si spreca tanto, un banchetto in più, uno in meno, che volete fare. L'importante però è cercare di tenere noi, nella nostra azione invece, la dritta, che lui ha ragione, bisogna lavorare insieme, perché se si lavora tutti separati, perché si vuol far carriera, dove si arriva, no? Ecco, non si cambia certo il mondo, non si cambiano nelle leggi. Poi sono anche d'accordo che in questo momento i partiti politici debbono, almeno qui da noi, devono attraversare profonde trasformazioni, e quindi non c'è molto da sperarci nell'immediato, però cambiano, perché se non vogliono morire devono cambiare, perché così non possono mica andare avanti, mi sembra. Poi le lotte della gente comune, ma io penso che la gente comune le fa le lotte, già le fa. Il problema, io sono d'accordo con l'osservazione che c'è però, come posso dire, che occorrerebbe più controinformazione, perché la controinformazione è importantissima, e anche occuparsi di, io non so, per esempio a Roma hanno messo adesso la raccolta differenziata dei rifiuti. Nel mio palazzo nessuno ha voluto fare una riunione di condominio, secondo me sarebbe essenziale, perché i condomini si mettono d'accordo sugli orari, dove, il come, se no ciascuno mette la spazzatura all'ora che vuole, diventa un casino. Quindi credo che sia vero che ci vuole più vita collettiva, più interesse per il vicino di casa. Si vive nei palazzi, spesso non si sa chi ci sta, cioè siamo diventati atomizzati, e questo mi pare molto pericoloso. Sulla democrazia io sono molto d'accordo che ne siamo espropriati a tutti i livelli, non decidiamo niente della nostra vita, e quindi bisogna riappropriarsene totalmente, sul lavoro, in tutti i sensi. Non so, per esempio, chi è che decide la mia vita a Roma? Il traffico, perché non si arriva nei posti. Se vuoi andare in un posto devi partire delle ore prima, il tempo te lo rubano i mezzi pubblici che non funzionano. Sulla questione del nord e sud della terra forse parlerà meglio Mario, però io vorrei dire che in Europa perlomeno e in Italia già sarebbe importante porlo il problema della terra, perché guardate che il problema della terra non lo pone più nessuno, è stata privatizzata con l'enclosure, nel Settecento inglese, e da allora che la terra sia non solo privata ma addirittura faccia parte dei pacchetti azionari, è trattata in borsa, cioè che è diventato un fattore della produzione ed è una cosa gravissima. Allora, per venire al concreto di un discorso troppo alto, guardate queste leggi ambientali. È certo che il ciclo dell'acqua è uguale, coincide con il ciclo di gestione della terra, perché l'acqua scorre nella terra, e se tu non controlli la programmazione del territorio non puoi controllare neanche quella dell'acqua, quell'acqua che viene dal rubinetto. Quindi ricominciare a parlare della terra così come è stato fatto qui mi pare importantissimo, ma pensiamo da dove si parte. Lo stesso voglio dire, l'ultima cosa, sugli obiettivi della democrazia. Io sono molto d'accordo che bisogna parlare non solo di democrazia ma dei suoi obiettivi, però vi faccio notare che da noi in Occidente è diventato ormai un luogo comune che la democrazia è quella delegata, è quella rappresentativa, è quella del Parlamento, perché noi siamo cresciuti con Montesquieu. Questo non è più vero. Nelle società complesse il Parlamento è lontanissimo, i politici parlano solo delle loro cose private, e quelli che non ne parlano parlano di quelli degli altri, insomma. Voglio dire, ormai parlano tutti degli interessi di Berlusconi in Italia. Va bene, ma è possibile? E dei nostri interessi, dei nostri problemi, chi ne parla? Allora è giusto che bisogna stare attenti agli obiettivi della democrazia, ma c'è anche un problema di dire quantomeno che la democrazia delegata non basta. Non che non ci vuole, noi la vogliamo. Pensate all'Iraq, sono andati in Iraq perché volevano esportare la democrazia. Allora, non è quella la democrazia è partecipazione. Certo, bisogna poi decidere su che cosa, perché ci può essere anche il fascismo. Grazie. A primeira questão, que me parece importante, é a questão da disputa ou das brigas dentro da esquerda. Prima questione, mi sembra importante la disputa all'interno della sinistra. Penso que nós temos que mudar nosso comportamento. Às vezes nós da esquerda não temos a mesma tolerância com os companheiros de esquerda do que temos com
il nemico con la direita. A volte noi di sinistra non abbiamo la minima tolleranza per altri compagni di sinistra e invece ce l'abbiamo con gli altri, con i nemici, con la controparte. Então temos rigor para ver os erros de quem está conosco e não temos o mesmo rigor para ver os problemas que a direita provoca. Abbiamo un grandissimo zelo nel controllare gli errori di quelli che stanno dalla nostra stessa parte e non abbiamo lo stesso rigore nell'analizzare i problemi che la destra provoca. Credo che è fondamentale che siamo rigorosi nesse processo, ma tendo sempre a tolleranza come una grande consigliera. È bene che siamo rigorosi, ma che teniamo sempre la tolleranza come grande consigliera. Temos que lembrar que a esquerda é parte da sociedade. Ela dobbiamo, não caiu do céu pronta, perfeita. Dobbiamo ricordare che la sinistra è parte della società, non cade dal cielo così bella e fatta, perfetta. E noi che temo che aperfeiçoá-la e temo che costruirla migliore. Dobbiamo perfezionarla noi, dobbiamo costruirla migliore di quanto non sia. Muitas vezes è mais facile falar da esquerda, falar, criticar, do que assumir o seu papel de construtor, de semeador, como eu estava falando há pouco. A volte é muito mais fácil assumir questo ruolo di critico que não assumir o ruolo di costruttore, di seminatore, di cui parlavo prima. É verdade que temos muitos grupos que são elitistas, que não têm base, não sei o quê. Mas nós temos que enxergar também as qualidades que esses grupos têm. É vero que ci sono dei gruppi di elite che non hanno base alle spalle, no? Però dobbiamo cercare anche di vedere le qualità positive che questi gruppi possiedono. É nos darmos conta e vermos o que nós fazemos melhor do que esses grupos. E renderci conto e confrontare e vedere quel che noi facciamo meglio, se noi facciamo meglio di questi gruppi. Secondo commentario generale, la questione della terra. Secondo commento sulla questione della terra. Come camponese, tengo che concordare plenamente che la terra è una questione centrale per tutta l'umanità. Come contadino, concordo pienamente che la terra è la questione centrale per tutta l'umanità. Ma è importante comprendere di fatto la complessità che tem esse tema della terra. Ma è importante capire la complessità che ha questo tema della terra. Vou exemplificar. Vamos pegar a questão da Amazônia. Vado a spiegare. Prendiamo per esempio la questione dell'Amazzonia. Amazônia, se for o mercado definir o que deve acontecer na Amazônia, ela vai ser destruída toda a floresta e vai ser plantado soja. L'Amazzonia, nell'Amazzonia verrà distrutta tutta la foresta e piantata soia. Então, se nós não criarmos uma visão, uma cultura, um entendimento na sociedade geral que a terra ela é um bem e a sociedade toda deve opinar, e nós deixarmos para o mercado, nós vamos destruir o meio ambiente. Se não criamo uma visione generale e lasciamo invece che la terra sia affidata al mercato, distruggeremo l'ambiente. No Brasil, a Amazônia hoje está servindo para aumentar as exportações de madeira e soja. L'Amazzonia adesso in Brasile sta servendo per aumentare le esportazioni di legno e soia. Nunca in altro periodo da storia si distruiu tanto a floresta amazônica come oggi. Non si è mai distrutta tanta foresta amazzonica come oggi. È importante tomarmos consciência disso. O mercado destrói. È importante che prendiamo coscienza del fatto che il mercato distrugge. Essa è una decisione fondamentalmente politica. È preciso ver o che fare con l'Amazônia. È preciso pensare no conjunto come compensar a non destruição da Amazônia. È una decisione politica, che cosa fare con l'Amazzonia. L'ultimo commentario mio è sulla democrazia. In grande parte io concordo, già fui contemplato no che a Giovanna colocava. Nossa esperienza tem sido
de eleição em eleição ele eleger um presidente, governador, deputado. E voglio anche parlare della democrazia, sono d'accordo con molte cose che ha detto Giovanna. La nostra esperienza di elezione in elezione. Creio que a eleição de Lula nos deu uma lição de que a democracia representativa ela é falsa, ela é insufficiente. Io credo che l'elezione di Lula ci abbia dato una lezione sul fatto che la democrazia rappresentativa è falsa e insufficiente. O che crediamo di fatto è una democrazia che viene da basso. Quello in cui crediamo realmente è la democrazia che viene dal basso. E per che haja una verdadeira democrazia di base è fondamentale la informazione. Perché ci sia una vera democrazia di base è fondamentale l'informazione. Ma também è importante l'accesso aos bens materiais. Ma è anche importante l'accesso ai beni materiali. Un sem terra che non tem nem direito a ter terra, ele não pode se sentir um cidadão normal, participante ativo, participante de um processo democrático. Un senza terra che non possiede neanche la terra non si può sentire un cittadino normale, attivo che partecipa al processo democratico. O mesmo acontece com 40% da população brasileira economicamente ativa que está desempregada. Lo stesso succede con il 40% della popolazione brasiliana economicamente attiva che è disoccupata. Estas pessoas non estão participando num processo democrático. Queste persone non stanno partecipando ad un processo democratico. Elas podem começar um processo de inserção na medida que forem se organizando, se mobilizando e transformando a realidade do nosso país. Possono partecipare a un processo democratico nella misura in cui queste persone si organizzano, si mobilitano e lottano per trasformare la realtà del nostro paese. A idea, a ideologia, la democrazia oggi è una ideologia, ela nos è vendida come votar, eleições è o massimo della democrazia. Existem paesi con eleições che sono molto più dittatoriais do che paesi che têm militares nos governos. Oggi la democrazia è un'ideologia che ci viene venduta come corrispondente al votare, alle elezioni. Però in realtà ci sono paesi dove non c'è questo tipo di democrazia, che sono più democratici di paesi in cui invece questa democrazia c'è, questo tipo di democrazia c'è. Come si può dire che se justificar uma guerra como a guerra do Iraque em nome de levar a democracia para aquele povo? Como se pode justificar uma guerra como aquela do Iraque no nome de portar a democracia a aquele povo? Isso não é democracia. Isso é mais que ditadura. Isso não é democracia, é piuttosto ditadura. Vou provocar os italianos. Como se pode falar que na Itália tem democracia se uma pessoa é dona das três principais televisões do país? Provocazione per gli italiani, che avete capito? Come si può parlare di democrazia in Italia quando c'è uno che ha in mano le principali televisioni del paese? Democrazia è molto mais do que uma fachada. Democracia deve ser fato, deve ser ação, deve ser participação real e efetiva das pessoas. Democracia é muito mais do que uma fachada. Democracia deve ser fatti, azioni, participação real delle persone. Penso che ci sia poco da aggiungere, c'è solo da meditare su quelle cose che abbiamo sentito. Io ringrazio Giovanna Ricoveri e Mario Lil per averci aiutato, come dire, a mettere in comune queste idee, a riflettere, a dare corpo a questo discorso del dialogo Nord-Sud.